Allora, andiamo avanti con Pierina perché ci sono state le novità. La principale è che è stata chiamata ancora una volta, la seconda volta recentemente, la figlia di Manuela. E io qui vado avanti anche coerentemente con quello che è il tema principale nella mia mente, cioè è stato indagato Luis, ma davvero gli inquirenti pensano che lui e solo lui da solo ha fatto tutto? Mi sembra molto strano e preoccupante. Da notare che questa notizia, che è stata richiamata, diciamo, a parlare la figlia di Manuela, all'inizio sembrava una buona notizia per me perché pensavo l'avranno chiamata per verificare l'alibi di Loris, visto che tra poco entriamo anche un po' nei dettagli, ha detto cose anche un po' diverse, all'inizio poi cambiate, ma all'inizio era lei in pratica, alla fine anzi, è lei che fornisce un alibi a Loris. Lo zio, fratello di Manuela, sappiamo tutto. Però poi è venuto fuori l'ultima puntata di Quarto Grado e indiscrezioni, quindi non si sa se sono affidabili, ma comunque diciamo la fonte di Quarto Grado la considero affidabile perché valga la pena discuterne. Si dice che in realtà le domande non vertevano sull'alibi fornito a Loris, ma bensì sulle sue conoscenze di questa ragazza, 17 anni, della storia tra sua madre Manuela e Lewis. Se fosse vera questa indiscrezione sarebbe molto preoccupante secondo me, perché vorrebbe dire che gli inquirenti, coerentemente ma in una strada sbagliata, continuano ad andare avanti a indagare solo su Luis, disinteressandosi di altri aspetti, il che per me è strano e sbagliato. Io pensavo e credevo che fosse la cosa più logica chiedessero verifiche, diciamo, su quell'alibi. Invece no, si direbbe nelle iscrizioni che hanno solo chiesto a lei, e fra l'altro anche a cugini, amiche, così, tutto quello che sapevano di questa relazione tra Luis e Manuela, che per loro è il cuore del movente e quindi importante, ma che non dimostra, non segnala da parte degli inquirenti un interesse per altre persone, diciamo, come indagati, da indagare. C'è poi un altro aspetto che la dottoressa Bruzzone, che patrocina, insomma, segue Valeria e Lewis, più che a quarto grado ore 14, mi segnala Elena, ha parlato delle accuse contro Lewis del fatto di omicidio in concorso. Ora, in concorso vorrebbe dire è uno di quelli che hanno fatto, ma non da solo. Solo che non ho capito purtroppo se questa è una, diciamo, opinione della dottoressa Bruzzone, che lei immagina, come molti d'altronde, ma comunque solo una sua idea, che questo è un omicidio in concorso, oppure se veramente c'è negli atti ufficiali, perché farebbe una grande differenza se ci fosse veramente che l'hanno inquisito, indagato per quello, omicidio in concorso, premeditato, aggravante, furti di motivi, eccetera, allora ok, gli inquirenti hanno in mente che lui è solo uno del gruppo. Però non ho capito francamente se quella era solo un'idea personale dell'Abruzzone oppure è emerso realmente, perché sarebbe importante capirlo questo. Da notare che a quarto grado si è parlato della faccenda dei soldi, quei 2.000 euro che Emanuele aveva dato a Lewis, dicendo che gli inquirenti hanno approfondito e tutto è stato chiarito, che veramente Emanuele li aveva dati in custodia a Lewis e poi lui li ha restituiti. Parliamo un po' meglio di questa faccenda dei soldi, perché è una faccenda veramente strana anche per come è stata descritta, francamente. Allora, una prima cosa che a me sembra un po' strana, anche perché non hanno dato ulteriori informazioni, è questa idea: se lui si è restituito i soldi a Manuela, tutto a posto, tutti i misteri sui soldi scompaiono. Non vedo qual è la logica, anche perché non ho capito quando vengono restituiti. Perché se fossero stati restituiti, come sembra probabile, ma ancora non lo so con certezza, dopo la morte di Pierina, beh, questo a me sembra un modo proprio per togliere peso a questi soldi e cercare di annullare il sospetto che gravita intorno a questi soldi, ma non è così significativo se 2, 3, 4 giorni dopo la morte di Pierina lui li restituisce. Sembra solo un atteggiamento, un tentativo di ridurre il sospetto, insomma, no? Ci sono molte altre cose che non sono chiare di questi soldi. Innanzitutto il fatto che Manuela ne parli lei, cioè è lei che ha introdotto nella discussione pubblica di questa vicenda quella volta lì che ha dato i soldi a Lewis. E qui, fra l'altro,
Elena giustamente mi fa notare che è molto strano che decida di parlarne, visto che non era uscito per altre fonti. Quasi che fosse veramente un modo per creare sospetti su Lewis. A questo proposito ringrazio Elena, se no poi mi dimentico, che come sempre mi aiuta molto e mi dice molto sue opinioni, valutazioni di tante cose che ha. Nel corso del tempo ha seguito con grande costanza questo caso. Quindi il sospetto che Manuela decida di parlarne, di farlo sapere perché ha sospetti su Lewis, che fra l'altro è un dubbio che ha espresso chiaramente anche Valeria. Ok, è un'interia interessante, però portandola avanti come logica c'è qualcosa che quadra poco, perché se noi dovessimo considerare quei soldi come il pagamento per commettere un omicidio, il fatto che Manuela dica sono io che gliel'ho dati a Lewis, creerebbe sospetto anche su di lei, che in questa, che è sempre una semplice ipotesi, diventerebbe la mandante. E quindi è strano che deliberatamente Manuela voglia dare pubblicità a questa faccenda perché ha sospetti, perché i sospetti andrebbero su Lewis, ma anche e soprattutto su lei stessa, su Manuela. A questo punto mi viene da pensare che forse Manuela aveva capito che erano rimaste tracce di questo spostamento di soldi, questo dare i soldi, magari in messaggi, audio, eccetera, per cui ha pensato, gli inquirenti lo scoprono comunque che ha dato questi soldi a Lewis, aspetta che anticipo, che scoppi questa piccola polemica, dando le mie versioni. Per me è più probabile questo, che alla fine c'era qualche traccia nei messaggi, si mandavano vocali su WhatsApp molto spesso. A questo punto però rimane ancora molto strana questa faccenda, perché Manuela dà molte giustificazioni di questo passaggio di denaro e sono un po' troppe, perché la logica è, la verità è una e una sola, tu dici quella e basta, non è che la cambi in corso d'opera. Adesso non so neanche se riesco a ricordarmele tutte, ma in pratica c'è stato. L'ho dati a Luis perché avevo paura di tenerli in casa per i ladri. Li ho dati a Luis e non a Loris, mio fratello, perché la sua cassaforte è rotta. Non risulta neanche che avesse una cassaforte Loris, ma vabbè. Li ho dati a Luis perché non volevo che se fossero, che essendo in casa, che poi l'ufficiale giudiziario me li pignora, se li prende al volo così se li trova, lasciando intendere che è indebitata, che rischia di vedersi pignorare le cose in casa, che è un altro aspetto che non è stato approfondito molto. Poi dice anche una cosa che è un po' più vaga, ma forse quasi più verosimile, avevo paura di tenerli tutti in contanti in casa perché poi mi viene la tentazione di spenderli e magari li scialacquo un po'. Quindi glieli do a Lewis e lui me ne dà un po' alla volta. Per fargli da tutore quasi. Ok. Però sono troppe queste spiegazioni. Dovrebbe esserne una sola. Perché dirne così tante e diverse? Fra l'altro ci sono mille dubbi, cioè se siano così attivi i ladri in quel palazzo, per cui anche chiudendo a chiave ti entrano dentro e ti rubano tutto. Se bisogna mettere davvero una cassaforte, conosce qualcuno con una cassaforte per 2.000 euro, che non sono pochi, però non sono neanche una cosa come dire tutti i soldi di famiglia, insomma. E poi l'altro dubbio, se veramente ha tutti questi dubbi, perché non li lascia da suo padre, che li ha dati suo padre, no? Del tipo, invece di chiedere 2.000 e poi darli a lui perché non li vuole avere tutti insieme, chiedi a papà un po' alla volta, mano a mano che ti servono. Ci sono un sacco di dubbi su questo strano trasferimento di denaro, che comunque ci dicono in quarto grado, sulla base di quello che dicono gli inquirenti, poi lui li ha restituiti. Poi quando bisognerebbe capire, comunque per me anche dopo la restituzione qualche dubbio rimane su questa strana faccenda. Vorrei approfondire un aspetto che è un po' riemerso, diciamo, anche negli ultimi giorni, insomma, no? Cioè quello dell'incidente capitato a Lewis il giorno prima della morte poi di Pierina. Si sono già dette varie cose, che quell'incidente appare un po' strano, sembra quasi costruito. Ora, qual è il punto? Si è parlato dei vestiti sporchi di sangue di Lewis che ha preso Manuela. È un altro discorso, ma quello che mi chiedo è, se fosse fasullo, che è una semplice ipotesi, a che serviva? Perché ci sono varie idee. Un'idea era che Lewis,
finge, cioè lo fa davvero questo incidente, ma se lo va a cercare appositamente, tamponando una macchina quasi ferma e cadendo rovinosamente al suolo con lo scooter, per poi avere la possibilità di mettere le mani avanti dicendo: ma mi sono fatto male alla gamba, figurati se vado a commettere un crimine col dolore alla gamba. Ora, questa cosa a me non mi sembra ben concepita, non mi sembra molto intelligente come logica, perché se è vero che poi è stato un sacco di ore pronto soccorso, gli hanno fatto non solo il triage, ma un sacco di esami particolari, fra cui ecografie, e quindi dimostra che l'incidente c'è stato, qualcosa è successo, c'erano delle scoriazioni, ma è anche vero, paradossalmente, che proprio questi esami diagnostici ci dicono che lui poteva camminare, non è che sia emersa una frattura, una lesione ai tendini, niente, lui ha avuto un po' di scoriazione, dice che sente male, si può credergli perché non c'è modo di verificarlo, di smentirlo, ma non ci dice questo che era impossibilitato a muoversi. In alcuni momenti zoppicava, sappiamo che c'è il dubbio che in altri momenti zoppicasse meno, ma non funziona bene questa cosa e mi viene il dubbio, ma veramente, sì, che è una semplice ipotesi, fosse stato organizzato pensando al delitto del giorno dopo solo per poter dire avevo male alla gamba, non sospettate di me. Mi sembra veramente poco logico. È emersa però proprio da Manuela un'altra ipotesi. Ma non è se ne parla in senso innocentista, cioè lei crede che l'incidente fosse del tutto autentico, eccetera, eccetera. Ma lei in pratica ci ricorda una cosa, che questo incidente di scooter, con lo scooter di Lewis, giustifica, è importante la parola giustifica, dà una spiegazione alla presenza di Loris il giorno dopo. Eh sì, perché quel giorno in cui viene uccisa Pierina, Loris, che non abita a Rimini ma a Riccione, guarda caso era lì proprio quella sera, vedete che è una bella coincidenza, che potrebbe far nascere sospetti, ma in realtà c'è un motivo per cui lui proprio quel giorno è andato lì, perché il giorno prima lui si è avuto un incidente col motorino, Il risultato è che lo scooter di lui si era danneggiato, magari anche solo in superficie, ma comunque delle brutte mugne sulla carrozzeria, bisognava metterlo a posto, senza spendere una fortuna. E chi si chiama in quel caso? Non gli acchiappafantasmi, si chiama Loris. Si deve chiamare Loris perché lui è l'esperto che conosce meccanici e cose dove procurarsi pezzi di ricambio. Questa è una versione che è emersa, almeno io l'ho sentita da poco. E fra l'altro la stessa Manuela ci dice che in effetti quel giorno, che poi era quello dell'omicidio, di pomeriggio verso 19 mi sembra, lui e Loris stanno a parlottare parecchio. Lui se ne va a casa mentre Valeria prepara la cena e parla a lungo con Loris. Ma perché? Di scooter, parlano tutto il tempo dello scooter danneggiato, perché Loris conosce persone a cui rivolgersi per riparare lo scooter senza spendere troppo. Quindi vedete, questo è un ulteriore motivo per cui poteva essere, tra virgolette, utile quell'incidente con lo scooter, per giustificare la presenza a Rimini di Loris in quanto esperto di riparazione scooter. E giustifica anche perché Loris e lui si hanno parlato parecchio quella sera, poco prima di cena. È un elemento in più che per me è interessante sottolineare, perché quello incidente con lo scooter, con lo zoppicare o non zoppicare, per me è sempre rimasta una zona d'ombra davvero strana, anche pensandola in chiave colpevolista, ma veramente mal concepito. Adesso però abbiamo un'altra possibile spiegazione, che secondo me funziona un po' meglio del discorso: avevo male alla gamba, non potevo uccidere nessuno quel giorno, che non è molto convincente come argomentazione. Parliamo un attimo anche degli alibi, anche se a quel che pare si direbbe che gli inquirenti non siano stati interessati ad approfondire quell'aspetto con la figlia di Emanuela, non si può ignorare che al momento è solo la figlia che fornisce un alibi, diciamo, molto efficace a credere completamente a Loris, perché in effetti è cambiato un po' nel corso del tempo questo alibi. All'inizio addirittura diceva di aver visto Loris uscire verso le 22, che sarebbe un disastro, perché con le 22:14 che viene aggredita Pierina, uscendo alle 22, ci sono solo tre piani di scale da fare, arriverebbe giusto giusto. Poi però sembra, perché abbia visto anche lei queste foto scattate a Loris da Manuela, mentre sapete Loris gioca col cane invisibile, però che non c'erano le foto, lei abbia cambiato idea, ha detto: ah no, no, vabbè, mi sarò sbagliata, sarò andata via verso le 23. C'è poi stata un'ulteriore evoluzione di questa testimonianza della figlia. Poi vi faccio vedere anche un articolo in cui dice chiaramente
che si è ricordata meglio che lei era lì sul divano, lei, la figlia di Manuela, col suo smartphone, così, assieme c'erano anche lì Loris e Manuela, la mamma, e si ricorda di aver guardato il cellulare alle 22:15. Quindi vedete, orario molto preciso, è cascato il microfono, e questo ci ricorda qualcosa. Anche l'alibi che fornisce Valeria a Lewis è diventato sempre più preciso e si è esteso per coprire meglio la zona del crimine, del delitto, alle 22:14, vi ricordo. Ora, quello della figlia di Manuela è ancora più protettivo perché lì era alle 22:15, ricordo che c'era lì lo zio assieme a me e Manuela, alle 22:14, 60 secondi prima veniva accoltellata Pierina, escluderebbe completamente Loris. C'è il solito dubbio e l'ho espresso anche per Valeria, è molto raro ricordarsi con questa precisione gli orari al minuto. E oltretutto questo vale per entrambi alla fine, perché ci sono delle analogie tra i due alibi, quello fornito dalla figlia di Manuela a Loris e quello fornito da Valeria, moglie di Lewis, non valgono molto le testimonianze, gli alibi difensivi, quindi dei parenti stretti, perché si dà per scontato che potrebbero essere portati ad aiutare la persona cara, quindi anche se rimanesse vigente, diciamo così, questo alibi, la persona continuasse a fornirlo. È già successo nella pratica processuale che ci si disinteressa se va davanti a considerare magari qualcuno sospettato e magari colpevole. Comunque c'è questo ulteriore dettaglio, che in pratica la figlia ha fornito un alibi ancora più preciso e ancora più protettivo. Un minuto dopo l'assassinio di Pierina, Loris era ancora lì con lei, con Manuela in casa, e lei se lo ricorda bene. Ma a questo punto, vedete, tornando al discorso del fatto che viene considerato dagli inquirenti Loris come il colpevole, con quel dubbio da chiarire se anche gli inquirenti pensano che sia un omicidio, diciamo, in concorso con altri. Ma nel caso di quella che è la mia ipotesi, credo non solo mia, più accreditata, diciamo, da tutti, che lui c'entri qualcosa, ma non sia lui aver fatto tutto da solo, se lui avesse fatto un ruolo da comprimario, che ruolo sarebbe stato? Analizziamo un po' questa ipotesi, cerchiamo di capire quale poteva essere il suo ruolo in pratica. Si tratta di provare a collegare i puntini, sapete il gioco di enigmistica per bambini quasi. I puntini cosa sono? Sono indizi che sono emersi, fatti, alcuni sicuri, altri meno sicuri, che però sembra che gli stessi inquirenti, a cui gli inquirenti danno un certo peso, seguendoli viene fuori un disegno del delitto. E quindi, in termini puramente ipotetici, perché potrebbe anche non essere significativi, noi possiamo farci un'idea di quale potrebbe essere stato il ruolo da comprimario di Lewis. Ci sono due elementi che aiutano in questa forma, diciamo, della sua partecipazione. Uno riguarda quella frase in cui, parlando di quanto è rimasto sconvolto per la morte di Pierina, usa una frase davvero strana, perché dice: da quella sera che ho visto il cadavere non riesco più a dormire. Soltanto che tecnicamente lui di sera non avrebbe mai potuto vederlo il cadavere, perché il cadavere viene, cioè Pierina viene si uccisa di sera. Ma il cadavere viene trovato solo la mattina dopo, da Manuela. All'andata non passa per il garage, la macchina era fuori, accompagna la figlia a scuola. Al ritorno decide di mettere la macchina in garage. E a quel punto vede il cadavere, non lo riconosce, va al terzo piano e chiama tra gli altri Lewis, che poi scende assieme a Manuela. È ancora mattina e vede il cadavere. Ma poi di sera, quando mai avrebbe potuto vederlo? Di quel giorno, il giorno successivo? Cioè, non ha molto senso. Gli inquirenti magari per qualche minuto lasciano il corpo con me per fare le foto e vedere le posizioni, ma poi lo portano via, non lo lasciano lì per 10 ore, fino a sera. Quindi no, lui, a essere rigorosi, lui non può avere visto i cadaveri di sera. Però si è lasciato sfuggire da quella sera in cui ho visto il cadavere, non riesco più a dormire. Può essere un lapsus, può essere qualunque cosa, ma immaginando che questo puntino del gioco di collegare i puntini sia valido, vorrebbe dire che lui ha visto il cadavere di sera, quella dell'omicidio. Questo però ci fa anche capire che non è che lui abbia ucciso, lui ha visto dopo che è successo tutto il cadavere. E questo ci dà l'idea
di un ruolo di comprimario. Prima dov'era? Cosa faceva? Il dubbio è che potesse fare il palo in pratica, cioè stare, e io immagino come posizione vicino all'ascensore, al pian terreno, quindi sopra, non a livello di garage, pian terreno per controllare l'ascensore, il giroscale e il portone d'ingresso. Se arriva qualcuno in ognuna di queste tre direzioni, con il dubbio magari di aver bloccato l'ascensore, che risulterebbe essere bloccato in quei momenti, lui controlla e nel caso venisse qualcuno avvisa l'altro, una persona che fa il grosso del lavoro, che uccide Pierina. A questo punto c'è una logica nel lui, che lui e lui, vabbè, che dopo aver sentito le urla capisce che il suo lavoro di fare la guardia è finito, scende giù e vede di sera per la prima volta il cadavere di Pierina. Poi c'è un altro elemento, che non è neanche questo sicuro, ma di cui gli inquirenti hanno parlato, e non solo, questa telecamera che è quella del retro della farmacia e forse anche qualche altra telecamera lì in quella zona all'aperto, inquadra un uomo di colore che esce a un'ora molto compatibile con il dopo omicidio, verso le 22:20, con un sacchetto. Il sospetto è degli inquirenti che se fosse proprio Lewis, e se fosse Lewis, in questa nostra ricostruzione puramente ipotetica, lui avrebbe avuto un doppio ruolo sempre di contorno. Prima fa da palo, mentre qualcun altro uccide Pierina, poi dopo scende, prende magari il coltello insanguinato e lo mette in questo sacchetto e ha il compito di portarlo fuori e buttarlo via. E dove va il colpevole? Va a pulirsi, ma probabilmente non a casa propria, perché sarebbe molto rischioso lasciare lì tutte le tracce nella propria casa, supponendo che abiti lì, insomma. Ma invece potrebbe andare un'ipotesi che non si parla più spesso, ma non è che noi possiamo dimenticarci fatti grandi, importanti, solo perché sono fuori moda. C'è la faccenda dell'appartamento di Duglio, che è il padre di Manuela, e Loris, che è nell'altra ala, diciamo, di questo complesso edilizio, ma tecnicamente è lo stesso palazzo, nel senso che comunica a livello di interrato anche con altri, è risultata non una, due macchie di sangue. Una è stata nel gate che va in quella direzione dell'appartamento del padre di Emanuele Loris, una è stata, diciamo così, è stata derubricata, insomma non interessante, perché una signora ha detto: no, il mio figlio era un po' ferito, ha toccato il muro, quello che è, o per terra, adesso non mi ricordo. Quella ok, ma ce n'è un'altra ancora che ancora non è stata, diciamo, annullata, dimostrata inutile, che condurrebbe a quel giroscale che porta poi all'appartamento di Duglio. Ora, che cosa succede? Duglio non c'era quella sera e si sapeva che non c'era. Però, altra notizia vecchia, ma che vale la pena ricordare, qua vi faccio vedere un articolo, un vicino di casa, ma in questo caso vicino all'appartamento di Giulio, ha sentito dei gemiti e addirittura poi, per un certo tempo, come sappiamo, la lavatrice funzionare, che è un po' strano usarla di sera tardi, non è molto cortese nei confronti dei vicini. Quasi che il colpevole, che in quest'ottica non sarebbe Lewis, mentre Lewis va fuori a buttare via il coltello, il colpevole va a pulirsi, ma non a casa propria, ma a casa di Duglio. Duglio, non saprò mai pronunciare questo nome, mi dispiace. E lì lava i vestiti, li mette in lavatrice, gemiti. Perché gemiti? Beh, perché probabilmente è stata una grande esperienza negativa e spaventosa anche per lui. Magari sta ansimando perché è andato su di corsa, che ne sai. O magari si è fatto male se Pierina fosse riuscito a graffiarlo, cosa del genere. Questa è una cosa tutta ipotetica, basata su elementi che non è detto che siano significativi, ma diciamo, parlando di unire i puntini, io vedo questi puntini, questa traccia. C'è poi un dettaglio, perché se fosse andata così, vedete, che a me sembra abbastanza verosimile, vorrebbe dire che da un lato lui non ha fatto la cosa più grave che uccidere, ma cose di contorno, da complice. Ma ironia della sorte, queste funzioni, questi ruoli che a lui è dovuto assolvere erano anche quelli più pericolosi, perché ci si espone di più. Lui difatti non è sicuro che fosse lui, ma potrebbe essere stato visto dalle telecamere quando tu vai all'esterno alle 22:20 di sera tardi con un sacchetto misterioso e magari ti si vede anche in faccia, è un bel modo di esporsi. Così come anche in quella puramente ipotetica sorveglianza della zona ascensore, piano terra, portone d'ingresso,
per vedere se arrivava qualcuno, ma qualcuno avrà potuto vedere lui, che stranamente se ne stava lì da solo ad aspettare chissà cosa, e poi dopo si viene a sapere che quella sera è stata uccisa Pierina, avrebbe esposto anche in questo caso questo palo alla visibilità maggiore, mentre invece il colpevole, quello che uccide, fa il compito magari più traumatizzante, però più protetto. Non deve mai mettere naso fuori di casa, non esce dal garage, non va nel giroscale, se non nel momento in cui deve arrivare lì, ma ancora non ha fatto niente. È interessante come chi decide questi ruoli abbia scelto per Lewis i ruoli che lo espongono di più Lewis, capito? A questo punto però nasce un altro dubbio. Ma se fosse andata veramente così, o più o meno così, con Lewis che non ha ucciso materialmente Pierina, ma ha fatto un po' da collaboratore esterno a questo omicidio, perché sta zitto? Non gli converrebbe parlare e vedere l'accusa contro di lui meno grave, meno pesante? In realtà la faccenda non è purtroppo così semplice. Allora, parliamo un po' di questo, perché non succede solo in questo caso, temo, anche in quello di Alice Neri con Mohamed Galul, per me è una situazione molto simile. Il sospetto che il principale e unico indagato, nel caso adesso di Pierina, non abbia senso che abbia fatto tutto da solo, non aveva neanche un movente così convincente, magari un complice. Però poi la procura punta tutto solo su di lui, solo sul complice, non considerandolo neanche un complice, perché c'è ancora quel dubbio se c'è in concorso, c'è o no questa definizione. E a questo punto comunque viene un dubbio da parte nostra, ma se fosse andata così, abbiamo fatto una semplice ipotesi di uno dei possibili scenari che vede coinvolto Lewis, ma non come omicida principale, come esecutore materiale. Se fosse andata così, il dubbio è perché non parla. Invece di essere considerato l'assassino, unico fra l'altro accusato, unico indagato, può dire ok, ho partecipato un po', ma io non ho ucciso nessuno, eccetera. In realtà, vi dicevo, non è così semplice aspettarsi questa soluzione per diverse ragioni. Una è che ammettere una complicità in omicidio, anche se non è ucciso materialmente, è comunque una cosa grossa. Nel senso che non è che te la cavi con un buffetto sulla guancia, complice di un omicidio, si parla di diversi anni in carcere come minimo. E quindi uno non accetta, diciamo così, a cuor leggero di confessare. L'altro motivo, ovviamente, che è il rovescio della medaglia, è che c'è sempre quella speranziella di non venir condannato. In pratica mi sospettano molto, pensano che sia solo io, ed è ingiusto, ma io sto zitto, le prove schiaccianti non le hanno, alla fine mi assolvono. E così non ho neanche la colpa di complicità ammessa, perché ammettendolo, anche se sarebbe uno sconto della pena per la collaborazione, lo spirito collaborativo, e il pentimento che si può sempre immaginare, che lo si dica, io non credevo che, cioè, vabbè, uno si può inventare quel che vuole, non pensavo che volesse ucciderla, ma solo strapazzarla un po', per dire, no? Se non sei tu ad aver ucciso, hai diverse tematiche difensive che possono ridurre la tua condanna, però un po' di condanna ci sarà. Essere assolto invece e basta, anche se con le forche caudine di essere stato considerato per mesi o anni, perché ci metti a fare tutti i gradi di giudizio, e tra poco parliamo proprio di questo, ma comunque se poi dopo ti assolvono ti senti tranquillo. Ora, è una cosa un po' rischiosa, no? Questo fatto di tacere, proteggere gli eventuali altri, magari il vero esecutore materiale, sperando di salvarti, però intanto sei tu e solo tu sul banco degli imputati. Da notare che in Italia questa situazione facilita l'omertà, chiamiamola, per un motivo. Noi abbiamo tre gradi di giudizio, primo grado, appello e poi Cassazione, che magari alcuni pensano che sia normale. Non è normale, è una follia solo italiana, nelle maggiori paesi occidentali non accade questo. Si fa un processo, uno solo, e si cerca di farlo bene, e poi c'è la sentenza definitiva. Negli altri paesi c'è teoricamente nell'istituto di gestione, a livello di procedura penale, la possibilità di riaprire un processo già effettuato. Ma è un fatto estremamente raro, accade solo per motivi concreti, grossi. Si scopre che un testimone al processo ha mentito, si scopre che qualche diritto dell'imputato è stato violato in modo plateale,
che emergono nuovi fatti che proprio non si conoscevano prima, che fanno pensare un altro colpevole. Ma cosa grossa, non si parla dei testimoni che raccatti nei vicoli delle periferie con 100 euro l'uno, non fatemi parlare di altri casi adesso, che troverai tutti quelli che vuoi che dicono io credo che è stato quello, ho visto una strana macchina, quelli non valgono niente. Cose più concrete, serie, e anche negli altri paesi si può riaprire, rimettere, fare una revisione del processo. Ma il problema dell'Italia è che da noi è una regola. Abbiamo sempre questi tre gradi di giudizio, anche quando non emerge nulla di nuovo, nulla di sostanziale. Sono proprio tre tentativi che si concedono alla difesa per farla franca. E lasciatemi dire che molto spesso ci riescono. Io ho sentito qualche settimana fa al telegiornale parlare di quante persone sono state condannate in primo grado e poi si è scoperto che erano innocenti. Ok, questo è un modo di raccontare le cose. C'è un altro modo di raccontare le cose. Magari erano veramente colpevoli, ma lasciando 10 anni di tempo agli avvocati, cercano di erodere ogni significativo prova, a far ritrattare testimoni, a far tirare fuori altre persone che hanno visto altri colpevoli e insinuano il dubbio. Quando il dubbio è oltre che ragionevole, troppo grande, si riesce a ottenere la soluzione. È una cosa un po' maligna che dico, ovviamente, no? Maliziosa. Ma diciamo che quando ci sono sentenze diverse, nei diversi gradi di giudizio, non è che si sia proprio sicuri che l'ultima è sempre la più giusta. A volte la più giusta è la prima, fatta a caldo, con tutte le testimonianze fresche, i ricordi freschi, senza tutte le opere lecite di per sé, ma comunque che erodono appunto le prove fatte dalla difesa che si inventa tutto quello che può perché ha tanto tempo per farlo e qualche cosa trova. È una piccola parentesi mia di sfogo, ma non darei così per scontato che per esempio quei politici tutti beccati con le mani nel sacco erano tutti innocenti, povere stelline. Dopo anni sono riusciti a tirar fuori una cosa di innocenza, ma non è sicuro che quella fosse la cosa più giusta che è emersa. Ora, il problema è che con tre tentativi che puoi fare per farti assolvere, l'imputato, che è magari una situazione che stiamo solo immaginando, potrebbe essere quella di Lewis. Non ha fatto lui il grosso del lavoro, però è solo lui a essere imputato, per ora indagato. Può sempre pensare, alla fine mi assolvono. Anche se in primo grado bisogna vedere se viene portato a processo, stiamo facendo un po' il passo più lungo della gamba, ma facendo ipotesi, anche se venisse portato a processo e condannato, non è che a quel momento lui parla e dice no, adesso vi racconto com'è andata. Sa che poi c'è l'appello e poi c'è anche la Cassazione e passano anni nel frattempo. E ovviamente gli avvocati, oltre che magari anche avvocati di altre parti che sono felici che lui stia zitto, cercheranno di rabbonirlo dicendo ma non ti preoccupare, adesso tiriamo fuori elementi per cui vedrai che ti assolvono in appello o in Cassazione. E con questa idea, questa sorta di ottimismo a oltranza, non parla mai nessuno, perché sarebbe stato un bello stimolo, come succede invece negli altri paesi, dire tra poco c'è la sentenza definitiva, siamo in primo grado, ma è anche l'ultimo grado, attento che se non parli adesso poi sei spacciato e finisci solo tu in carcere. Perché vedete, a livello teorico si potrebbe obiettare che ok, c'è più tempo da aspettare perché indagato, poi imputato e così, ha più tempo da sperare ulteriori gradi di giudizio in una soluzione. Ma voi capite che parlare dopo 10 anni magari o 7 anni, quando arriva la sentenza in Cassazione, è un po' tardi, siamo fuori tempo massimo, perché a questo punto nasce anche un altro dubbio. Questa persona, che può essere lui, può essere Mohamed Galul, può essere qualunque altro, posso essere io la prossima volta, che è stato zitto per anni e anni, tutti i tre gradi di giudizio, e solo dopo la sentenza definitiva dice no, a sto punto non ci sto più, vi dico come sono andate veramente le cose, ma uno può anche pensare questo qua se l'inventa perché non vuole stare in carcere e magari sta inventando che il colpevole è un altro. Quindi non varrebbe più così tanto. È molto diverso se viene fatto a caldo, tra virgolette, caldo non vuol dire necessariamente quel giorno del delitto, anche alcuni mesi dopo, il primo anno, quando ci sono tutte le evoluzioni delle indagini in corso, un giorno dire basta, sono stufo, che sospettate solo me, vi dico come sono state veramente le cose, ma perché è molto diverso dirlo presto, diciamo. Perché le prove, le testimonianze, le telecamere, i tabulati telefonici, tutto va a male col tempo. Se passano 10 anni non puoi più trovare tabulati nuovi di qualche telefono che non si sapeva di dover indagare. Le telecamere ovviamente non ci sono più e non servono 10 anni, bastano pochi mesi.
Le testimonianze, anche in buona fede, di persone, se gli chiedi 10 anni dopo, non si ricordano che vestito aveva Tizio Caio, se era agitato o no, perché passa il tempo e ti dimentichi le cose. Quindi farlo subito, quando tutti gli potenziali elementi di prova, testimonianze, telecamere, tabulati telefonici, eccetera, eccetera, sono tutti belli, vivi, che li puoi consultare, vale di più, oltre a sembrare anche più spontanea e sincera, una confessione immediata. Dopo la sentenza in Cassazione, che potrebbe passare tranquillamente 6-7 anni come minimo, non ti crede più nessuno e non si può più verificare un sacco di elementi, perché è passato troppo tempo. Ecco perché purtroppo a causa di questa follia, che fra l'altro appesantisce la macchina giudiziaria in modo folle, no? Voi pensate che non ci sono solo 3 processi come il giorno del processo, che poi si svolge in più di una seduta spesso, ma tra un grado di giudizio e l'altro c'è un grande lavorio delle procure, degli avvocati e quindi impegno sulla macchina giudiziaria, perché tutto viene fatto in triplice coppia in Italia, 3 gradi di giudizio, è una cosa veramente folle secondo me. Ci sono i commenti, sapete, mi erano un po' mancati perché negli ultimi video, anche perché l'ho fatto su argomenti diversi come il fiume, sapete, la tragedia sul fiume, e in pratica erano mancati i commenti. Adesso per fortuna tornano, non sono tantissimi, anche perché, come vi dicevo nel video precedente, non ho preso i commenti del video di Pierina dell'anno scorso, in pratica, perché sono passati così tanti mesi che quegli argomenti erano un po' superati dagli eventi, diciamo. Vediamo invece quelli più recenti del video di 10 giorni fa, non so. Incominciamo con Marina Pruni. Ciao Paolo e grazie. Grazie a te Marina. E se la mossa della procura fosse quella di esasperare Manuela innamorata, per farle confessare che ad uccidere sia stato il fratello? Marina, ci sono sospetti che la procura stia facendo un gioco anche un po' psicologico per creare pressione. Qui sta immaginando qualche cosa di terribile, però, cioè Manuela così spaventata all'idea che gli arrestano e magari un giorno li condanneranno, per ora è solo indagato in realtà, Lewis, che lei sacrificherebbe suo fratello, cioè sarebbe una scelta terribile. Devo dirti, io non credo in questi termini. Per me è possibile comunque, e anche per voi, molti commenti parlano di questo, che la procura stia fingendo di credere che abbia fatto tutto Lewis, ma in realtà hanno le idee ben chiare che ci sono altre persone da controllare, diciamo. E quindi questa recita quasi del concentrarsi solo su Lewis, e fra l'altro, e questo è un atto ufficiale, avendo solo lui come indagato, può essere una mossa per fare pressione. Io credo però che più che su Manuela è su Valeria. È Valeria che rischia di perdere il marito, però Valeria non è che sappia cose, lei non può in realtà dire con certezza, però magari conosce qualche cosa che, senza essere una prova di colpevolezza contro gli altri, potrebbe aiutare come castello accusatorio. Per cui anch'io penso che la procura stia tramando un po' qualcosa, che sia un po' una manovra di facciata quella di concentrarsi solo su Lewis. Come abbiamo visto anche in questo video, però, ci sono dei dubbi, perché se stanno recitando lo stanno facendo molto bene. Questa che tu hai immaginato, Marina, è un'altra ipotesi molto diabolica, diciamo la verità, perché dover chiedere a una donna di scegliere tra il fratello e l'innamorato è una brutta scelta. Un grande saluto a te, Marina. Abbiamo qui Enza o Vince, che vince sempre. Buongiorno Paolo, amici, amiche e amici del canale. La mia sorpresa è limitata, come tu mi hai spiegato, e mi trovo in sintonia con le tue valutazioni, salvo quelle finali, spiego il motivo. Non credo che la procura di Rimini stia puntando esclusivamente su Lewis, piuttosto credo che ritenga il punto debole della trama e stia spingendo per avere da lui tutte le informazioni necessarie. Baso questa valutazione su 2 punti. Il primo è il background di questa procura, capace di intrappolare la banda della Uno Bianca. E come allora capo degli investigatori c'è lo stesso uomo che, dopo aver girato varie procure con vari incarichi, è ritornato a Rimini. Il secondo punto è proprio il movente. Non c'è, se consideriamo il solo Lewis, ma se c'è con lui, vengono coinvolti, con lui anche volte che sappiamo, e a Rimini non scherzano con la vita delle persone. E la mia opinione è la completo dicendo che al massimo Lewis può essere stato un complice, il palo oppure ha funto da copertura. Un caro abbraccio a te e alla Mogia. Post-scriptum, Valeria ha dimenticato di aggiungere i secondi ai minuti che ha citato. Questa è una piccola
Stoccatina, perché sì, in effetti è stata fin troppo precisa, in questo caso solo a livello dei minuti, ma un po' strano. Sono d'accordo con te, anche quando non sei d'accordo con me, perché in effetti alla fine sono d'accordo con te. Io vi ho parlato di elementi, diciamo, un po' concreti anche in questo video, no? Chiamano la figlia di Emanuela, ma invece di chiedere dell'alibi che fornisce Loris, non interessa quello, chiedono soltanto quello che sa della relazione tra Emanuela e lui, sempre pensando a lui. Però sto incominciando anche a maturare l'ipotesi che sia un po' una recita questa della procura. Mi pare di questa cosa della Uno Bianca, no? Io mi ricordo di quei delitti della Uno Bianca, e se non ricordo male, erano carabinieri questi, in libera uscita, cioè in uscita, quando non erano in servizio andavano in giro a picchiare per lo più immigrati, e forse anche a uccidere qualcuno. Devo dire che quel fatto che poi l'abbiano presa e condannati è stato uno dei pochi, diciamo sottovoce, momenti in cui ho avuto una grande stima delle capacità, diciamo, delle procure, perché a volte quando il colpevole è qualcuno delle forze dell'ordine sembra che sia un po' meno efficace, diciamo, l'indagine. Hai fatto bene a ricordarmi questo, perché non mi ricordavo, non avevo idea che fosse lo stesso PM, diciamo, che si era occupato di quel caso. Sicuramente è una persona quindi molto in gamba, incorruttibile, eccetera, per cui immagino sia anche abbastanza furbo da immaginare questa strategia che tu, di cui tu mi hai parlato e mi hai convinto, diciamo che anche molto il tuo commento mi ha convinto. Riguardo al fatto del ruolo di lui, sì, anche in questo video ho detto che secondo me è difficile pensare che sia stato più di il palo o un palo prima e dopo magari portare fuori il sacchetto, supponendo che non si sa con certezza che fosse lui l'uomo di colore che se ne andava in giro col sacchetto a un'ora compatibile col post-delitto. Ti ringrazio, un grande abbraccio anche a te, e abbraccerò sicuramente la Mogia a nome tuo. Un grande saluto a te, Enza, e un abbraccio. Poi vediamo un po', Ornella Sassu. Ciao Paolo, l'unico movente di Lewis potrebbe essere che Pierina lo minacciava di dire tutto a Valeria, perché di queste relazioni lo sapevano tutti tranne la moglie. Ecco, questo è interessante, si dice, no? È sempre il marito l'ultimo a sapere, quando è il marito con la moglie traditrice. Immagino ci sia la versione unisex, insomma, che quando la moglie si è tradita è sempre l'ultima a sapere. Tu immagini questo, io non sono così sicuro che lo sapessero tutti, sicuramente alcuni avevano fatto cose, Pierina per prima, e poi altri avevano sorpreso, non proprio in atteggiamento intimo, ma un po' strano vederli da soli, esempio giù nel garage, insieme, perché faceva dei lavoretti, ha spiegato Manuela, mi fa dei lavoretti, lui, sai, vabbè. Lasciamo stare i giochi di parole. Comunque il punto è, tu pensi che addirittura Pierina minacciava a lui che l'avrebbe detto a Valeria? Questo mi sembra un po' eccessivo, anche perché non farebbe onore a Pierina, che non credo userebbe questi approcci. Lei aveva scoperto che aveva una relazione Manuela. Dalle voci che sono circolate, devo dire che alcune vengono proprio da Valeria, che è stata lei la prima a ascoltare quella telefonata, perché era sempre, sono lì vicini gli appartamenti, no? E praticamente la finestra aperta, almeno questo ho capito io, Pierina, e parlando ad alta voce, Valeria, lì vicino, nell'altro appartamento, ha sentito. E poi ha riferito a Manuela, guarda che tua suocera Pierina pensa che tu abbia una relazione. In quell'occasione Valeria racconta un dettaglio, che Pierina pensava che l'uomo di Manuela fosse un uomo ricco con dei figli piccoli che abita di fronte. Beh, non si sa dove abita, non mi ricordo questo dettaglio, ma comunque un uomo ricco con figli che non si adatterebbe a Lewis, perché al di là del suo reddito, che non credo che fosse proprio ricco, ma non mi risulta che abbia figli. Però questo lo dice Valeria e ci sono dei dubbi, insomma, ma comunque sia, all'inizio certamente Valeria non ha idea che l'uomo con cui va Manuela sia proprio il suo uomo, cioè il suo marito Lewis. Guarda, per me è possibile che Lewis, che viene a sapere anche lui, perché vedete, in questa quel gossip, diciamo, che viene fuori, di cui ho appena parlato, c'è un aspetto che non è stato sottolineato. Valeria sente la telefonata di Pierina, capisce che Pierina pensa che Manuela abbia un amante. Valeria lo dice a Manuela. E all'inizio Valeria sembra non credere a quello che ha scoperto Pierina. Però io mi chiedo, Valeria lo ha detto anche a Lewis?
Perché è suo marito, ce l'ha lì in casa, per cui per me è anche possibile come spontaneità di dire Valeria scopre questa cosa, aspetta che lo dica a Manuela, però poi vede lì che c'è anche lui, ma lo sai cosa è successo che Pierina ha detto questo? Perché a questo punto che cosa fa lui? Si mette a deglutire nervosamente, ma ha detto anche il nome, e no, no, il nome non si sa, però lui che capisce che è vero quello che dice Pierina e che è proprio lui, l'amante, poteva essere molto preoccupato di questo. In quest'ottica sì, potrebbe essere. Non vedo invece Pierina che va proprio a minacciare Luis di dirlo a Valeria, una cosa mi sembra un po' strana questa, anche un po' troppo meschina per Pierina. Ma è vero che Luis potrebbe avere anche lui sentito in anticipo questa cosa di Pierina che ha detto al telefono, bla bla bla, e potrebbe esserne molto preoccupato assieme a Manuela. Potrebbe anche averlo saputo semplicemente da Manuela per farla più semplice, in effetti. Comunque sì, in effetti ci sono molti commenti che parlano del possibile movente di Lewis e viene fuori che insomma potrebbe averne dei moventi, in effetti. Un saluto a te, Ornella. Allora, qua abbiamo Carmen Capitano. Ah, mi ricordo Carmen Capitano. Buonasera Paolo, dalle prime dichiarazioni di Lewis risulta che quando è sceso quella mattina ha chiamato il 118, che gli ha indicato di verificare se fosse ancora battito. Quindi collo e polso. Immagino che quella chiamata sia registrata, come tutte da protocollo, e gli inquirenti non abbiano fatto fatica a controllare. Poi, se ha toccato altre parti, non ci ha dato sapere. Molto brava Carmen a ricordare questo dettaglio, che a me era sfuggito, però ho chiesto conferma a Elena e lei lo ha ricordato. In pratica, sì, questo se me lo fossi ricordato nell'altro video, non avrei fatto quel discorso in cui avevo ipotizzato. Magari stava controllando se c'era battito, perché se tocchi il collo viene in mente quello. Però poi mille congetture, ci potevano essere altre ragioni. Qui invece viene fuori, come tu ci ricordi, Carmen, che proprio è il 118 che glielo ha chiesto, come dire, prova a vedere se ha battito, se è ancora viva. E questo diciamo che almeno dovrebbe togliere ogni dubbio su quello specifico aspetto. Poi il discorso che ipoteticamente se si trovasse il sangue di Pierina a casa di Lewis, ci sarebbe comunque la piccola possibilità difensiva per lui di dire mi sono sporcato le mani quando ho sentito se aveva il battito, rimane questa possibilità, è un po' da avvocati ma c'è, bisognerebbe vedere se c'era sangue sul collo per esempio o sul polso, ma dopo 29 coltellate credo che ce ne fosse un po' ovunque. Ti ringrazio Carmen per aver ricordato questa cosa che io in effetti avevo dimenticato. Un saluto a te, Carmen. Dunque, Giuseppina Bartolini. Ciao Paolo. E se Luis fosse preoccupato che Valeria, ascoltando le telefonate di Pierina, sentisse fare il suo nome come amante di Manuela? Eh sì, in effetti questo Giuseppina l'ho, diciamo, un po' anticipato un attimo fa. Valeria sente questa telefonata, ne parla Manuela, ma a sto punto anche lui viene a saperlo, o da Manuela in modo indiretto o dalla stessa Valeria. A questo punto lui ha indubbiamente paura, perché in quella telefonata non è emerso il nome, lui sì, il suo nome. Ma lui può pensare, accidenti, con Valeria che spia a Pierina e con Pierina che continua a parlare con i suoi figli al telefono perché si è parlato come di una lamentela che l'abbia fatto con più di uno dei suoi figli, questo sfogo, sicuramente lui poteva essere molto preoccupato di questo. Abbastanza per uccidere, ecco, quello è un dubbio che non si riesce a risolvere facilmente. Grazie comunque Giuseppina per aver fatto questa ipotesi che è molto ragionevole in effetti. Un saluto a te. Poi Luisa Caravita. Paolo, la giugulare è una vena. Collo si rileva il battito alla carotide, che è un'arteria. Sì, brava, grazie Luisa. Sì, in effetti hai ragione. Devo dirti che quando stavo parlando del fatto di sentire il battito, non mi veniva in mente il nome dell'arteria. Mi è venuto in mente che la giugulare passa per il collo e mi è venuto da dire la giugulare, ma in effetti tu giustamente hai precisato che si sente sulle arterie, insomma, meglio il battito, per cui sicuramente sulla carotide piuttosto che sulla giugulare. Ti ringrazio per la precisazione perché sennò andavo avanti a sbagliare, no? È bello essere corretti così si impara qualcosa. Un saluto a te. Adesso qui abbiamo Martino Fenzi. Buongiorno Paolo, l'impressione è che si tenti di ripiegare solo sulle figure maschili. Se Luisa Silva dovesse rimanere l'unico indagato e se tra i colpevoli non vi fosse traccia di tutti gli altri, sarebbe una vergogna nella vergogna. Dentro tutti e tutto, un saluto, giustizia e verità per Pierina Paganelli.
Sì, Martino, diciamo che tu fai anche il discorso di ripiegare sulle figure maschili. Io credo che qualche sospettuccio su figure femminili, principalmente Emanuela, c'è. Magari c'è una ritrosia che anche io un po' condivido, l'immaginare che una donna possa materialmente prendere un coltello e fare quello. Ma comunque le responsabilità non vanno misurate solo in quell'aspetto. Si è detto, no, è il grande argomento. Dopo la svolta del lui sindacato, sarebbe molto strano che ci si accontentasse solo di Lewis quando sembra che bisogna andare un po' avanti, allargare controlli e magari le indagini anche nel senso di indagare qualcuno. Un saluto a te, Martino. Allora, qui abbiamo Chris, forse Cristina. Buongiorno Paolo, ma ti ricordi una delle primissime interviste dove Lewis diceva che nel suo paese era nell'esercito? Perché a me questa cosa è rimasta in mente, dal punto di vista che potrebbe essere in grado di commettere una tale uccisione senza poi esserne sconvolto una volta passato il momento. A questo uniamo il fatto dei soldi che Manoli aveva dato, che in realtà potrebbero essere anche di più, chissà. Chris, sì, cioè in realtà devo ammettere, purtroppo mi ero perso anche questo dettaglio. Ho chiesto ad Elena, grazie ad Elena, e lei si era ricordato. Sì, in effetti hai ragione in una cosa che appunto fa un po' di differenza, no? Perché io ho questa idea, che magari un po' illusoria, che molta gente proprio non ce la farebbe a uccidere, soprattutto in modo premeditato, e preciso questo per un fatto. In modo non premeditato, di impulso, momento di pazzia, vallo a sapere. Momento di pazzia, chi lo sa, ognuno può diventare una bestia, deve diventare una specie di animale strano e violento, ma questo è un delitto premeditato. È una persona che non ha mai ucciso prima e qui non si può sapere con certezza, ma non ha il tipo di carattere di far male alla gente fisicamente, può proprio pensare non ci riuscirei proprio. Se è stato nell'esercito, bisogna vedere, perché sì, indubbiamente potrebbe essere più possibile per lui superare quella red line di uccidere, anche in modo premeditato. Ovviamente non conosco i dettagli, perché anche in Italia c'è gente, anch'io ho fatto il servizio militare, per dire, moltissimi anni fa, ma non ho mai ucciso nessuno, insomma si facevano le marce, queste cose qua, andava a fare il cubo, il letto a forma di cubo, una cosa strana. Ma non abbiamo sviluppato attitudine a uccidere. Lui però ha fatto servizio militare, immagino, in uno stato africano e magari chissà che lì le guerre sono piuttosto quotidiane. Comunque no, è giusto, Chris, che hai sottolineato questo aspetto perché è un po' un elemento in più che potrebbe anche rendere un po' più possibile, diciamo, anche per Lewis, che sembra un bravo ragazzo, magari fare quella cosa che per molti è impensabile, proprio non si riuscirebbe proprio a farla quasi tecnicamente. Clara S., anche Clara mi ricordo, sì. Caro Paolo, l'intervista non era nuova, ma quei furboni e esperti di chi l'ha visto non l'hanno mai mandata completa. Io ero ritenuto di farlo integrando quello che tu hai appena raccontato, che abbiamo visto in tanti per la prima volta. E se l'hanno fatto è perché hanno voluto aggiungere qualcosa che ha lasciato una scia di dubbi su tutti noi, ma soprattutto sugli inquirenti. Perché è a loro che le inchieste dei bravissimi esperti giornalisti, chi l'ha visto, si rivolgono. Ciao, un ciao anche a te, un grande saluto a te. Sì, in effetti non conoscevo il dettaglio che fosse vecchia quell'intervista, anche perché per me è un po' importante il discorso delle date, ma non vengono sempre dette le varie cose. Per esempio, quando ha restituito i soldi Lewis a Manuela, dopo la morte di Pierina, prima, molto dopo, molto prima. Non lo so, quella che ci parla di questa intervista, tu mi dici che non era nuova e io ti credo, però l'abbiamo vista poco tempo fa e sarebbe interessante anche per sapere quella faccenda che lui si è andato in albergo con Manuela e Valeria sembra averlo preso un po' così, ma quanto tempo dopo, suppongo, la morte di Pierina, quando lui aveva già parlato con Valeria, diciamo così, un po' tardivamente? Cioè, capito, sono retroscena che sono un po' importanti, perché se lui si è detto a Valeria ho sbagliato, scusami, non la vedrò mai più, e poi va in albergo con Manuela, sarebbe una cosa un po' grossa. E se Valeria si arrabbia molto, potrebbe anche dire qualcosa di più o qualcosa di meno nel fornire l'alibi a Lewis. Quindi è un retroscena questo di quando era quella intervista che sarebbe interessante sapere. Comunque sì, può darsi che fosse anche abbastanza vecchia. Stanno cercando di aiutare gli inquirenti, dici. Diciamo che per loro sarebbe un grosso scoop se ci fosse un crollo in diretta. Ve immaginate la scena? Valeria
Valeria che dice: ah, disgraziato, mi avevi detto che non l'avresti più incontrata, sei andata in albergo e lì per lì si mette a dire: non ti do più l'alibi. Non lo so se potrebbe accadere in modo così pacchiano, però indubbiamente c'è molta pressione su Valeria, perché anche se non è così importante l'alibi che fornisce in quanto alla moglie, è un po' l'ultima corda di salvezza a cui si aggrappa lui. Se Valeria dovesse dire che non si ricorda così bene quando è andato a dormire, per esempio, la situazione per lui sarebbe ancora peggiore, ma per ora tutto sommato sembra che non voglia farlo. Un saluto a te, Clara. Allora, qui abbiamo Luisa Caravita. Mi sembra di aver già sentito questo nome, forse perché... No, forse no, non importa perché li sento anche in altri video. Allora, un saluto a te Luisa. Ciao Paolo, Valeria è infermiera e lavora per la stessa azienda ospedaliera. Che gli effetti personali di merito fossero in quel sacco le era noto e non credo alla sua versione. Era stata trasportata da Manuela in ospedale ed avevano portato abiti di ricambio della figlia di Manuela. Essendo infermiera, sapeva già in partenza che gli abiti indossati durante l'incidente avrebbero dovuto essere sostituiti da altri più comodi. Inoltre, come avrebbe riportato il sacco, essendo appiedata, Valeria stavolta si è impelagata da sola. Allora, Luisa, qui credo che siamo tutti un po' impelagati. Anch'io su questa vicenda, dopo aver sentito due versioni, quella di Manuela e quella di Valeria, sul fatto di andare in ospedale, in emergenza, all'inizio, pronto soccorso, perché Luisa aveva avuto l'incidente, mi sono fatto un po' di confusione. Ne ho parlato a lungo con Elena. Lei mi ha detto, io diciamo mi fido perché lei è molto attenta e segue con attenzione da tempo questo caso, lei mi ha detto che in realtà Valeria, moglie di Lewis, lei ha detto che si è andati con due macchine. In più Valeria ha anche detto, se ci sono dubbi, c'ho il GPS, più che altro la geolocalizzazione attiva sul GPS della mia macchina, potete verificare che io quel giorno con la mia macchina sono andata al pronto soccorso perché avevo portato Luisa e Manuela ci seguiva con la sua macchina. Quindi è Valeria quella che dice che ci sono state due macchine che sono andate lì. Manuela dice invece che lei ha portato all'ospedale Luisa e Valeria con la sua macchina e è questa versione, quella di Manuela, che non funziona bene perché come tu dici giustamente, quando tu parli come avrei ribaltato il sacco essendo appiedato, io ti dico un'altra cosa. Se fosse vera la versione di Manuela, che lei dice io ho portato sia Lewis che Valeria insieme con la mia macchina, una sola macchina abbiamo usato all'ospedale, come fa Manuela poi ad andarsene con i vestiti di Lewis, che lo ha messo quello, senza preoccuparsi di che cosa avrebbero fatto poi Valeria e Lewis quando dovevano uscire dall'ospedale, non c'era più nessuno a portarli via. E non è vicino a casa loro, via del Ciclamino è piuttosto fuori Rimini come abbiamo visto. Quindi in pratica sono d'accordo che c'è qualcosa che non quadra, ma secondo me Luisa è Manuela che ha dato una versione che non sta in piedi. Perché? Ma non vorrei sbagliarmi, comunque quello è che ha capito anche Elena, è che Manuela dice siamo andati con una sola macchina, la mia. Valeria dice no, sono andato con la mia macchina, mia di Valeria, è lei che parla in questo momento. E se non ci credete, controllate il GPS. Per me è più logica la versione di Valeria, anche perché se no Manuela se ne andrebbe via se fosse stata lei con la sua unica macchina e se ne frega di Valeria e Luis che sono lì in ospedale e non hanno più una macchina che li porti indietro. È molto strano, devo dirti la verità, questa differente versione, perché ovviamente mi sembra pensare anche un errore in buona fede, no? Momenti convulsi, quest'uomo che poi insomma si saprà. Era amato da entrambe le donne, si fa male, tutte e due molto preoccupate, e quindi magari nell'agitazione qualcuna si è confusa un po'. Però è stranissima questa cosa di Manuela che dice: prendo i vestiti di mia figlia e li porto a Lewis, quando Valeria dice: ma che, sono andata io a casa a prendere i vestiti di Lewis nuovi e portarglieli. Poi c'è quell'altro dettaglio di cui ha parlato Valeria, che è rimasta molto insospettita da questo, cioè che quando poi Valeria vede che sotto la barella non c'è il sacchetto con i vestiti, diciamo, sporchi di lui, anche di sangue, chiama al telefono Manuela che se n'era già andata, li hai presi tu e Manuela dice sì, li ho presi, io volevo lavarli. Ok, però poi quando il giorno dopo li dà a Valeria risulta che non sono stati lavati. E Manuela non ha dato una spiegazione. Quando gliel'hanno chiesto i giornalisti,
Lei ha detto una cosa del tipo: non erano lavati, non erano lavati. Sì, ok, ma perché li porti via per lavarli e poi non li lavi? Quindi ci sono elementi un po' strani, anche perché vi dico la verità: si possono fare gli errori in buona fede, bisogna sempre considerare questa possibilità che in momenti così un po' emotivi ci si faccia confusione. Però se non fosse confusione, ma fosse un qualche piano diabolico, è veramente strano questo fatto che Manuela si inventi che ha preso i vestiti di sua figlia per dargli a lui. A che serve sta bugia? Non capisco cosa serva, francamente. Mentre invece Valeria dice: no, ho preso i vestiti di lui a casa mia e di lui da sola. Questo è un aspetto che non è stato molto approfondito, nel senso che gli inquirenti, io credo che interrogando qui, interrogando là, verificando tante cose, magari hanno le idee più chiare. Insomma, si spera che abbiano le idee più chiare di noi. Però non mi risulta che abbiano detto nulla di definitivo del tipo è andata così o colà. Ci lasciano discutere tra noi con i nostri dubbi. Tu comunque, Luisa, ritieni che la tesi della macchina unica l'abbia raccontata Valeria e dici non quadra, e io sono d'accordo con te, però secondo le mie fonti e soprattutto Elena, in realtà è stata Valeria. No, è stata Manuela a parlare di macchina unica e di Manuela. Valeria ha detto: no, siamo andati con due macchine. Io ho portato Lewis e Manuela ci ha seguito in macchina. Questo almeno per ora, quello che ho capito. Bisognerà andare a rivedersi tutte queste affermazioni per essere più sicuri, perché è una vicenda sicuramente un po' intricata, questa delle auto o singola auto. Un saluto a te, Luisa. Allora, Francesca Sposi. Caro Paolo, in momento lui lo aveva, voleva aiutare Emanuela perché ho sentito dire di lui che è stata una persona generosa. Capisco che è un paradosso, ma tra i due secondo me esisteva una vera storia d'amore e lui per Emanuela avrebbe fatto tutto. Ha seguito vari casi analoghi avvenuti in America. Grazie per il tuo video, sono una persona di una sensibilità particolare che apprezzo molto, soprattutto trattandosi di questioni tanto delicate. Continua così, ti ringrazio Francesca, cercherò in effetti di continuare seguendo il mio stile, che poi sono io quello lì, per cui non mi posso cambiare più di tanto. Riguardo al fatto del momento, tu dici in pratica persona generosa, e lo metti tra virgolette, perché tu fai un giusto uso della punteggiatura e del quoting. Come dire, è un po' strano pensare che per generosità una persona è così buona da ammazzare qualcun altro per fare un favore. Questo aspetto io non è che lo escludo, a me sembra molto strano, quasi impossibile, che Lewis decida di fare questo favore a Manuela senza neanche dirglielo. E questo è il problema. Magari può anche venirgli in mente dire: ti vedo così preoccupata, se per te questa tragedia mi offro io di risolverti il problema, però lo dice e lo chiede il permesso. L'ipotesi invece che sembra emergere da parte degli inquirenti, a meno che non sia pure quella una recita, come abbiamo detto, è che loro pensano che è fatto tutto a lui. Quindi avrebbe lui escogitato questo senza neanche dirlo a Manuela. Con quella frase sibillina di Loris, che non si sa perché dovrebbe capire tutto questo, se non fa parte di questo discorso, qualcuno aiuta Manuele, lei neanche lo sa, che sembrerebbe un po' andare in questa direzione. Comunque sì, Francesca, teoricamente è possibile, io non lo escludo. Mi sembra molto strano fare una cosa del genere senza chiedere il permesso alla diretta interessata, che sarebbe Manuela, perché se poi tu uccidi lei dice: ma cosa hai fatto? Non volevo arrivare a questo. Tu cosa fai? Dici: ops, scusa, perdon. Insomma, ammazzare la gente è una cosa un po' grossa, no? Prima bisogna essere proprio sicuri, sicuri che è una cosa apprezzata. Insomma, non dovrebbe essere apprezzato un omicidio, ma almeno da chi sta cercando di aiutare, ecco. Comunque c'è anche questo dubbio, sicuramente questo noi lo chiamiamo movente indiretto. Non era lui direttamente, a parte i dubbi che abbiamo detto prima in altri commenti, ma per fare un favore a Manuela. È una cosa da analizzare, un po' misteriosa anche questa. Un saluto a te, Francesca. Ah, qua abbiamo Marisa, che però non è nelle carinerie, perché anche ci sono delle belle emoticon, ci dice cose interessanti riguardo al caso. Ben ritrovato Paolo caro, ben ritrovata a te Marisa. Qual è il movente, appunto? Se lui sia stato indagato solo per futili motivi, avrà avuto comunque uno straccio di movente, o semplicemente perché Pierina ha sentito e riferito, che si parla appunto di quella della loro relazione clandestina. Se lui ha la mente e il braccio può aver agito autonomamente, ma la vedo diversamente. La mia opinione è che la regista sia una delle due signore. Movente primario è che Pierina aveva scoperto il tradimento di Manuela con un amante che, per il mio, non era il signor descritto. Ah, ma lui sì, abbiamo detto questo, no? Perché in effetti è un dubbio, Marisa, che tu mi ricordi.
Il fatto che Pierina avesse detto che questo uomo con cui va Emanuele è un uomo ricco con una figlia, escluderebbe Lewis, quantomeno perché non ha una figlia. Però questo lo sentiamo da Valeria, di cui io mi fido, tendenzialmente io non credo che Valeria sia coinvolta, ma è coinvolta non per l'omicidio, ma è coinvolta perché il suo uomo, Lewis, era coinvolto in una relazione con Emanuela e adesso è anche indagato. Ancora prima di essere indagato, lo so, è accaduto, ma il dubbio è, ha detto veramente così Pierina? Comunque sì, in effetti non avrebbe senso che Valeria avesse intuito che Pierina parlava di Lewis, perché nei commenti immediatamente successivi, nei messaggi, era ancora molto gentile con Manuela e probabilmente non sarebbe riuscita a restare così tranquilla se avesse sentito dire Pierina chiaramente se la fa con il vicino di pianerottolo Lewis. Quindi quella è un'altra faccenda. Comunque sì, c'è questo dubbio che lui potesse essere spaventato da queste scoperte di Pierina, magari anche di più di quanto lo era Manuela, per il fatto che Manuela aveva già grossi problemi, si era già lasciata in pratica. Convivevano, ma la relazione era già danneggiata, il matrimonio con Giuliano, il marito. Mentre invece lui per ora andava tutto bene con la moglie Valeria e se si fosse saputo quello, lui avrebbe, come poi è successo più tardi, affrontato grossi guai, chiaramente. Se così fosse, Valeria già sapeva, intercaso, onde evitare di si divulgasse la notizia, il movente le aveva entrambe. E questo dici che Valeria potrebbe essere interessata a uccidere perché non si sapesse la relazione segreta. Per me lei non la conosceva proprio questa relazione. Prima, poi gli inquirenti gliel'hanno fatta conoscere. Ma non credo che succeda per questo, francamente, anche perché alla fine Pierina era una delle persone che la sapeva, ma se la relazione è così eclatante, Valeria non credo che pensa di far scomparire i testimoni che possano diffonderla. Adesso poi vabbè, tutta l'Italia ne parla e tutto sommato Valeria regge, va in televisione anche a parlarne. Poi, inoltre, i testimoni di Geova hanno regole rigide. Ecco, questo è un altro aspetto interessante. Una sposata non può avere un amante, né essere la moglie di un fedigrafo. Tra l'altro non so se anche lui stesso sia forse dei testimoni di Geova. Io non credo, francamente. Luisa e Valeria non credo che siano testimoni di Geova, solo perché sono sullo stesso pianerottolo. Comunque è una cosa che dovrò scoprire. Poi, mi dici che non si può neanche essere la moglie di un fedigrafo? Cioè, è colpa anche della moglie, se il marito la tradisce, verrebbe espulsa anche la moglie. Questo mi sembra molto strano, francamente. Per ora ti dico che non mi convince molto, ma a volte certe regole delle religioni possono apparire un po' strane. È un'altra cosa che dovrò approfondire. Però non escludo anche un movente economico in casa di Manuela. Poiché ancora non credo che l'incidente di Giuliano sia stato casuale e non mi spiego perché abbia consegnato 2.000 euro a Luis. Sì, di solito abbiamo detto che è strano, anche se 2.000 euro sembrano veramente pochi per cose di questo tipo. E l'incidente di Giuliano, guarda, non sto neanche a buttarmi a indovinare su chi può essere stato, ma per me sarebbe una coincidenza davvero grossa che a un incidente così strano, che sembra quasi un'aggressione, Giuliano, e proprio quando sta per tornare a casa viene uccisa Pierina, può essere, però grossa coincidenza. Spero tanto lui sia stato chiamato e indagato per primo e che a breve segua gli altri. Grazie Paolo, buon pomeriggio, alla prossima. Eh sì, spero anch'io che, non perché voglio vedere arrestata la gente, ma che si esplori tutte le strade con una certa convinzione e probabilmente succederà alla fine. Un grande saluto a te, Marisa. Allora, Beatrice Michelli, ah Beatrice, ciao Paolo, ho ascoltato i due video e concordo con quanto hai detto. Ti consiglio di ascoltare un video di ore 14 di 2 giorni fa, però questo commento è di 10 giorni fa. No, questo lo faccio a mente locale mia, in cui viene letto un messaggio di Valeria inviato a Manuela prima che Pierina Paganelli venisse uccisa. È un messaggio importante e rivelatore perché fa capire l'atmosfera pesante che esisteva tra nuora e suocera. Buonanotte, eh sì Beatrice, adesso io non so esattamente quale intendi, però mi ricordo di aver sentito questi messaggi precedenti quando Valeria e Manuela erano amiche e Valeria parteggiava per Manuela, cioè in pratica non credeva alle voci che diceva Pierina che Manuela avesse un amante, men che meno immaginava che l'amante fosse suo marito Valeria, e
E quindi diciamo che si capiva da alcuni messaggi quanto fosse preoccupata Manuela per questa voce e di quanto Valeria cercasse di aiutarla. Ora ovviamente sono cambiate tante cose, ma è giusto ricordarsi anche di notizie, diciamo vecchie, ma che sono importanti perché sono un po' le fondamenta di tutta questa vicenda. E con questo giusto monito di Beatrice e dei suoi due cuori, uno azzurro e uno viola, ti ringrazio molto Beatrice, ti abbraccio. Abbiamo finito la sezione commenti, diciamo ufficiale. Adesso ci sono le carinerie che, come ho detto mille volte, non sono solo carinerie, sono anche argomenti non specifici del caso, ma comunque interessanti e a volte anche seri. Vediamo quindi le carinerie. Allora, vediamo le carinerie. Sono poche, devo dire la verità, solo perché ho pudore, no? Che molti fanno anche complimenti, è brutto che io mi scelga i complimenti e poi ve li faccio vedere, però l'ho fatto, ma ho cercato di moderarmi, quindi sono pochi i commenti alla fine. Il primo è di Federica Zete, che è sempre molto gentile con me. Ciao Paolo, che bello, oggi sono al mare con te, che bello, mi piacerebbe esserci davvero al mare. Sono anni e anni che io non vedo il mare, faccio una vita un po' ritirata, devo dire. Comunque sono molto felice, Federica, che almeno tu ci sia e mi porti con te, metaforicamente parlando. Ti ringrazio molto, Federica. Poi qui abbiamo Cecio B. Ciao Paolo, perché non fai qualche video su casi vecchi tipo Via Pomo o altri casi per cambiare un po'? Grazie. Ma Cecio, ti devo dire la verità, spero che Cecio sia il tuo vero nome, non vorrei che sembrassi una presa in giro. In pratica, anche io mi sto un po' stufando, soprattutto del caso di Liliana, ma non è che lo abbandono perché, per coerenza, adesso che magari forse si arriva a qualche conclusione delle indagini, lo devo seguire, però piace anche a me un po' cambiare. Già un pochino col fiume sul Natisone, non allegro, ma purtroppo mi occupo sempre di casi tristi. Volevo anche fare qualche caso dove non muore nessuno per una volta, ma non me ne viene in mente nessuno. Ormai ho la psicosi di vedere solo i casi con i cadaveri. Comunque sì, ne ho fatto qualcuno di nuovo, ne farò tra breve qualcuno su argomenti diversi. Quello di Via Poma non mi attrae molto, perché l'ho seguito ed è uno scandalo quello che è successo, è talmente vecchio che ormai non c'è più speranza in pratica. Comunque non ti dico sicuramente no. Diciamo che adesso mi sento con un sacco di idee per cui ho vari argomenti da fare nelle prossime settimane. Poi dopo può darsi che tiro fuori anche quello che è tragicamente un classico in effetti, il delitto di Via Poma. Comunque sì, anch'io voglio cambiare un po'. Ti ringrazio Cecio per avermi ricordato che è bello cambiare ogni tanto. Poi abbiamo Lady Moore. Caro Paolo, io seguo anche altri canali, ma tu sei l'unico che percepisco come uno di famiglia. Mi piace sempre tanto questo. A parte la tua acuta intelligenza, che ci tieni in allenamento di cervello. Ne ho scelto uno proprio bello, Lady Moore. Apprezzo molto tutto. A parte l'intelligenza, che non voglio dirmi da solo che sono molto intelligente, diciamo soltanto che credo molto nella tua capacità di giudizio, mettiamola così. Ma questo fatto di tenere in allenamento il cervello è vero, è vero. Nel senso che più che dare soluzioni a cose andate così o colà, io vorrei invitare tutti, e già lo fate, devo dire, a pensare. Mi metto davanti agli occhi anomalie, stranezze, che magari gli altri ignorano, se ne disinteressano. Perché bisogna ragionarci dietro. È un allenamento che può servire non solo per il caso specifico, ma per tutti gli altri casi, anche quelli della vita, che a volte anche nella nostra vita ci sono delle specie di tragedie, ma speriamo non con i cadaveri. Ti ringrazio molto, Lady Moore. Gentilissima. Allora, abbiamo Anna Trentani. Caro Paolo, sarebbe davvero una cosa buona e giusta che tu facessi un video su come incastrare un innocente. Sì, in effetti ne avevo parlato in chiave quasi provocatoria. Visti gli esercizi di stile già avvenuti in tal senso, riferiti guarda caso o ad immigrati di colore o poveri disgraziati senza santi in paradiso, sprovveduti e spesso ingenui in modo disarmante, ma non parliamo sempre di Sebastiano, potrebbe essere chiunque che risponde perfettamente a questa descrizione. Il caso di Meredith, quello di Alice e naturalmente i casi di Bossetti e di Rosio Lindo. C'è qualcosa di inquietante in tutto questo, ma visto il comportamento di certe procure e indagini, diventate sempre più spettacolari e mediatiche, trovare un colpevole e non il colpevole è necessario, anziché giusto. Ti abbraccio anch'io, Anna. Devo dire che apprezzo il 90% di quello che hai detto, poi magari potrei avere qualche diversa visione su qualche specifico caso, ma non voglio ancora parlare di Rosa Eulindo. Il punto qual è? Io non credo che le procure vogliano fare le cose spettacolari e mediatiche, credo che loro siano sempre infastiditi dall'aspetto mediatico, che però va dietro a certi casi. Quello che temo è che a volte accada che per le difficoltà, che sicuramente sono grandi nell'indagare, nel trovare il vero colpevole con vere prove, ho l'impressione che a volte si accontentino.
di trovare il meno peggio che trovano. Meno peggio, vabbè. Nel senso che in pratica trovano qualcuno che sembra che fosse lì nel momento del delitto, non si capisce perché l'abbia fatto, non c'è una prova definitiva, ma è comunque un po' meglio di quello che c'è sugli altri, puntiamo tutto su questo. Questo per me è un po' sbagliato, quando capita, e nell'ipotesi, che è solo una mia ipotesi maligna, capitasse. Comunque sì, quel video, devo dire che con quel titolo attirerebbe l'attenzione, ma sarebbe anche considerato molto immorale, no? Anche se ovviamente, come avevo già detto quando l'avevo anticipato, si tratterebbe di far capire in modo quasi sarcastico quanto è facile incastrare qualcuno, nella speranza non che la gente che mi segue vada a uccidere gente per poi incastrare un altro, ma perché ci sia più consapevolezza su queste tecniche, che sono delle tecniche che noi possiamo capire, in modo che sia più difficile per chi fa questi giochetti farlo e restare impuniti, perché alcune cose sono veramente, alcune azioni, cose, prove messe lì apposta, a me appaiono evidenti un tentativo di incastrare qualcuno, ma non sembra così diffusa questa idea. Per cui, guarda Anna, non escludo che magari in agosto, quando nessuno guarda i video, e magari neanche YouTube che si arrabbia se no, potrei farlo davvero un video così, spiegando all'inizio che non voglio incitare a incastrare la gente, ma mettere in luce quanto sia facile e quali sono i trucchi, perché ci sono proprio dei trucchetti da fare, che ci sono, si fanno, è facile farli. Sarebbe facile anche scoprirli se se ne è consapevoli però. Quindi sì, probabilmente Anna lo farò davvero. Un grande abbraccio a te. Allora, questo qua, vabbè, purtroppo questa persona, non è bello dire questo qua, questa persona non ha un nick. Comunque, vabbè, salve Paolo, quando parlerà di nuovo sul caso di Alice Neri, mi dà anche del lei. Sì, in effetti ha ragione, perché ha ripreso già alla fine di maggio, mi sembra, il processo di Alice Neri. Non ha ripreso col botto, devo dire la verità. Quelle grandi cose spettacolose che io speravo non ci sono ancora, ma è giusto fare un video perché qualche cosina si è detto, è successo, per cui sì, certamente dovrò fare anche un video su Alice Neri perché il processo ha ripreso dopo una lunga pausa. Quindi prometto che faccio anche quello perché anch'io non voglio mollare quel caso. E qui purtroppo sono finite anche le carinerie o messaggi personali. Non vi dico come al solito che non so quanto è lungo il video, ma non lo so, credo che sarà un'ora e mezza circa. Sono tornato a fare i commenti, non so quanto vi interessino i commenti, questo è un mio dubbio. Avevo fatto una volta anche un sondaggio, proprio il sondaggione, no? Che si può fare i sondaggi su YouTube. E era venuto abbastanza incoraggiante, ma molti piacciono, ad alcuni non interessano un granché. A me piacciono molto perché secondo me è bello poter parlare con voi, no? Su internet non è come la televisione, tu devi stare lì fermo solo ad ascoltare. La gente vuole anche partecipare, avete le vostre idee, scoprite voi le cose, mi avete aiutato mille volte dicendomi cose che non sapevo o con idee geniali che non mi erano venute in mente. Quindi per me è una parte importante questa dei commenti. È vero che mi porta via un sacco di tempo e quando voglio essere tempestivo magari non faccio i commenti in quel video, ma poi lo faccio nel video successivo. I soliti discorsi. Vi ringrazio molto perché ha seguito il video nonostante tutto, la lunghezza eccetera eccetera. Vi ringrazio e vi dico alla prossima. Alla prossima!